musica sacra, nelle chiese meravigliose di Napoli, ne abbiamo tante, ne abbiamo addirittura quasi 500. Quindi portiamo la musica sacra nei luoghi sacri. Anziché 5, l'anno scorso ne abbiamo fatti 5, quest'anno sono 7 concerti, quindi ancora di più. Abbiamo invitato compagini meravigliose, gruppi che abitualmente suonano e cantano in tutta Italia, in tutta Europa. Un omaggio alla gloriosa scuola musicale napoletana, in questo caso nella sua versione del repertorio sacro, che è ancora in larga parte nascosto nelle biblioteche e negli archivi della città, dai Gironamini a San Pietro a Maiella, ma anche in altri siti italiani ed europei, e che deve tornare a vivere in tutto il suo splendore. La seconda edizione del Napoli Musica Sacra Festival vuole far risuonare di nuovo quelle musiche nelle chiese e nei luoghi per cui furono composte. Noi abbiamo un patrimonio enorme, nel 6-700 è stata scritta tanta di quella musica che non è stato possibile continuare a eseguirla nei secoli seguenti, quindi è stata messa da parte e molti musicologi, molti musicisti anche sono andati in queste biblioteche, Girolomini a Napoli, San Pietro a Maiella, ma in biblioteche in tutta Europa dove ci sono manoscritti, autografi o copie che musicisti dell'epoca di brani meravigliosi, alcuni dei quali assolutamente non conosciuti, e quindi ci sono molte prime esecuzioni in tempi moderni. Questo è un progetto a cui stiamo lavorando da mesi con l'Arcidiocesi, che ringrazio col maestro Grima e il Comune tiene tantissimo. Perché? Perché riporta tutto un filone della musica che è caratterizzante, proprio le fondamenta della cultura musicale napoletana, e quindi anche in questo caso è un progetto molto coerente con il percorso di Napoli Città della Musica che il sindaco sta portando avanti, ed è un progetto che peraltro valorizza tantissimi beni culturali attraverso la musica e va incontro a tutta la città, quindi è un progetto musicale diffuso che, ripeto, recupera le nostre tradizioni riportandole anche, si spera, verso i giovani. Il patrimonio immateriale che è legato alla grande religiosità popolare della nostra città è un esempio straordinario. Noi cerchiamo di valorizzarlo sempre di più, di farlo conoscere ai napoletani, di farlo conoscere ai tanti turisti che vengono a Napoli e che quindi potranno gustare queste caratteristiche straordinarie della nostra città. Quindi anche questo è un modo per riappropriarsi della nostra identità, ma soprattutto di avere un orgoglio della nostra bellezza e di quello che possiamo offrire al mondo.